Bentrovati a Creativity, oggi una puntata davvero speciale. Siamo a bordo di un gozzo nella meravigliosa baia di Fornillo a Positano, in compagnia degli amici della Festa del Pesce, che è questo evento tipico positanese di cui vogliamo oggi approfondire un po' la storia e le origini, ma soprattutto ve lo mostreremo in diretta live, insomma dal vivo. Un evento davvero particolare che, pensate, nasce nel 1979 e oggi siamo alla sua 24esima edizione, come mi diceva l'amico Paolo Marrone, che è tra i fondatori di questo evento davvero creativo e singolare. In realtà l'evento è nato con un gruppo di amici alla Chiesa Nuova, che è questo rione alto di Positano, per poi spostarsi nella zona della spiaggia di Fornillo che vedete anche alle nostre spalle. Ma nasce nel 79, però poi ha avuto una pausa per un periodo. Come mai, Paolo? Sì, esatto, nel 79 la prima edizione si svolse alla Chiesa Nuova, come hai detto, però diciamo, dopo le prime due feste ci si accorse che lo spazio era troppo piccolo, troppo angusto, e quindi fu spostato sulla spiaggia. Per 14 anni di seguito è stata fatta sulla spiaggia, poi improvvisamente è stata sospesa per vari motivi, forse perché i vecchi organizzatori si erano stancati o forse per altre questioni, non lo so. Però si è stata ripresa poi nel 2006 per iniziativa di un gruppo di ragazzi, allora, di volontari che decisero, ricordandosi ancora della bellezza di questa festa, di riproporla, ma con una nuova veste, perché le prime edizioni che si svolgevano a Fornillo si svolgevano soltanto in una parte della spiaggia, la parte a ridosso dello stabilimento balneare Pupetto, mentre l'intento della nuova organizzazione era quello di estenderlo a tutta la spiaggia e anzi a tutto il paese. Infatti questa festa coinvolge non soltanto tutta la spiaggia di Fornillo, ma l'intera Positano, perché sono tantissime le persone coinvolte e tantissime le persone che danno una mano per la riuscita di questa festa. Volevo rilacciarmi su questo punto, una festa proprio di paese che coinvolge un po' tutti i positanesi, oltre 100, pensate, i volontari che fanno capo all'organizzazione, che poi in realtà attualmente si appoggia a questa associazione. Allora, l'associazione si chiama Volontari per Positano Onlus ed opera a Positano a supporto della Croce Rossa, perché la caratteristica fondamentale della Festa del Pesce è che è una festa che devolve tutto il suo ricavato in beneficenza e principalmente a questa associazione Volontari per Positano Onlus, ma anche ad altre associazioni operanti sul territorio. Diciamo, la Festa del Pesce aiuta queste associazioni e le varie associazioni aiutano la Festa del Pesce fornendo a loro volta volontari necessari alla buona riuscita della festa. Ecco, stanno scorrendo le immagini di quella che è proprio la serata che noi vivremo stasera, siamo un po' anticipati nelle interviste, e come potete vedere ci sono anche i barcaioli che fanno questo servizio navetta gratuito per tutti i visitatori dal molo di Positano alla bellissima spiaggia di Fornillo, quindi per tutta la notte molto comodamente si può arrivare via mare e godere di questa sagra, che diciamo è una festa proprio perché viene celebrata il pesce, che poi è l'elemento principe di Positano, un pesce che viene pescato rigorosamente nei nostri mari. Sono tante le pescherie locali partner dell'evento che non solo ve lo forniscono, ma poi in collaborazione con i ristoranti locali il pesce viene cucinato e distribuito da tutti gli stabilimenti di Fornillo, quindi c'è veramente una sinergia. Coinvolgo anche Daniele Esposito su questo, che negli anni siete riusciti poi a coinvolgere veramente tutti gli operatori turistici della spiaggia di Fornillo e non solo. Sì, infatti, l'intento, come diceva giustamente Paolo, di questa nuova, di questa ripresa della Festa del Pesce è stata proprio quella di coinvolgere l'intero paese praticamente. E devo dire che c'è stata una bellissima risposta da parte di tutti. Infatti la Festa del Pesce è la festa di... Noi sì, siamo il gruppo organizzativo, sì, ma è la festa di tutti i positanesi. È, diciamo così, che è la cosa più bella della cosa, e anche spesso coinvolgiamo nell'evento, nell'organizzazione, anche turisti. È capitato che durante l'organizzazione, vederci organizzati, c'è stato il coinvolgimento di persone che erano qui in vacanza, hanno chiesto di aiutarci, ed è stata una cosa anche la sera nella distribuzione. Quindi era un po' la festa, è anche un po' la festa che chiude la stagione. Noi il Positano, come tutta la costiera, abbiamo questa grossa fortuna di vivere in questo luogo.
tempo straordinario, è anche una celebrazione per ringraziare di questo dono e quindi ci uniamo durante l'estate, siamo tutti presi dal lavoro, abbiamo poco tempo per stare insieme così, quindi questa festa è un po' un ringraziamento alla stagione, che poi a seguito c'è un'altra festa della festa. Diciamola anche questa cosa che è molto carina, è che questi 100 volontari che collaborano alla riuscita dell'evento poi si ritrovano un mesetto dopo più o meno, verso i primi di novembre. Io ho avuto modo di partecipare, quindi posso testimoniare veramente la genuinità di questa esperienza. Si ritrovano insieme e pranzano tutti insieme. È un modo proprio per fare festa nella festa, cioè per celebrare questa esperienza di puro volontariato che, sottolineo, questa manifestazione mette in essere. Ma tornando alla sagra, stanno scorrendo le immagini bellissime, vedete che si cucina proprio sulla spiaggia, abbiamo detto lo fanno principalmente i ristoranti, poi per quanto riguarda la frittura invece questo viene fatto proprio in loco da voi. E viene distribuito tutto dai lidi, quindi c'è anche un discorso di pulizia, di igiene, si sta tutelati anche in questo, che è bene farlo sempre. Ma volevo coinvolgere anche Nico Esposito, che lui è un ex pescatore locale, quindi Nico, chi più di te ci può ragguagliare su quello che è il menù tipico a base di pesce? Vabbè, quei momenti per me sono il massimo, ritrovarmi in mezzo a tanti amici e festeggiare questa festa veramente eccezionale, quindi mi trovo soprattutto a mio agio, quindi con tutti questi pesci. E i piatti principali sono frittura, quindi frittura di calamari, frittura di alici, poi abbiamo totoli e patate, poi piatti tipici, tubetti con i totoli, quindi piatti veramente poveri però veramente eccezionali. Vorremmo aggiungere qualche piatto nuovo quest'anno se ci riusciamo, quindi sarà una sorpresa per quelli che interverranno a questa festa. E poi soprattutto quei giorni stare insieme per noi è il massimo, quindi pulire questo pesce, che sono dei quantitativi abbastanza grossi, ci vogliono dei giorni, e poi rimanere poi sempre la sera, quindi stare insieme, farci una frittura al momento, quindi mentre puliamo. E tutto rimane in quell'atmosfera particolare e gioiosa. Quindi. Questo è un po' il backstage dell'evento, anche perché poi i volontari fanno squadra, fanno famiglia anche prima e dopo la serata stessa. Ma volevo tornare in compagnia di Paolo perché volevo parlare anche dell'aspetto poi artistico dell'evento, perché si mangia il pesce e va bene, ma ci si diverte anche, e spesso con musica etnica, musica comunque abbinatissima a quella che è l'atmosfera dell'Appositano marina, no? Sì, esatto. La festa del pesce è una festa popolare e per questo ha un binomio ormai consolidato con la musica popolare. Diciamo che a rotazione salgono sul palco della festa del pesce, che tra l'altro è un palco particolarissimo perché è in riva al mare, gruppi di musica popolare di diversa estrazione. Quest'anno ad esempio c'è già un contatto per organizzare un doppio evento, nel senso che ci sarà un gruppo di musica popolare campana, che si chiama Sonacore ed è un gruppo di Positano, che ha contattato un gruppo molto quotato a livello nazionale e internazionale, che è un gruppo pugliese, esattamente del Gargano, il Rione Iunno, che hanno accettato di suonare insieme a noi per questa 24esima edizione della Festa del Pesce, e sarà un evento sicuramente eccezionale. Bye.
la terra, che guardo mare, terre limuna, e ne tene l'addore, ti fa battere il cuore. La pace te porta a guerra, è chiara sotto sole e sotto luna, è una figlia speciale, non appartiene a attenzione sulla cornice in cui tutto questo si svolge, quindi per i tanti all'ascolto da Salerno, da Napoli, da tutta la Campania, dal Lazio, è un'esperienza carina venire a vedere la festa del pesce di Positano, intanto perché si svolge tutti gli anni sempre l'ultimo weekend di settembre, quindi l'ultimo sabato di settembre, ma poi perché vedete noi ci troviamo proprio alle nostre spalle, cioè la baia di Fornillo, la spiaggia grande di Positano, la torre di Fornillo alla nostra destra, è una location suggestiva, l'isola delle sirene di fronte a noi, quindi è veramente un percorso meraviglioso, una serata in una location da favola che non si vivrebbe insomma altrimenti, è un evento unico che si fa qui a Positano una volta all'anno. E volevo anche puntare l'attenzione su quelle che sono le magliette dell'organizzazione, molto carine, che rievocano un po' lo spirito. Queste, Paolo, è sempre un artista locale che ve le ha preparate. Sì, sì, esatto, questo logo che ormai è storico è stato creato da Luigi Collina, un ragazzo di Positano, ed è piaciuto talmente tanto che ne abbiamo fatto il logo della festa. Pensate che ci sono tantissimi turisti che quando vengono alla festa addirittura vogliono le locandine su cui è riprodotto il logo, perché gli piace proprio tantissimo e vogliono portarlo a casa loro nelle diverse parti del mondo. Questo logo è riprodotto sulle maglie che tutta l'organizzazione indossa, e dobbiamo dire questo, che quando si viene alla festa del pesce
serata. C'è un pazzariello che per le vie del paese richiama l'attenzione e invita tutti sul molo di Positano. Sì, Pasquale Terracciano è un amico, uno degli interpreti di questa macchietta napoletana, se così vogliamo chiamarla, del pazzariello. È lui che ogni anno alle 5 del pomeriggio inizia dall'altro versante, dalla spiaggia grande, da Piazza dei Mulini, con il suo spettacolo a richiamare la gente. È come una sorta di pifferaio di Hamlin, li conduce tutti quanti dietro di lui verso la festa. E vi assicuro che è di un coinvolgimento assoluto e la gente si diverte tantissimo. Poi ripetiamo, si arriva sul molo di Positano, ci sono queste navette gratuite dei barcaioli locali che vi portano alla spiaggia di Fornillo. C'è la sangria che vi aspetta sul molo e poi c'è anche questo passeggio bellissimo per chi volesse invece fare una passeggiata ed arrivare dalla spiaggia grande alla baia di Fornillo, dove poi è in corso la festa. 7:30 più o meno si inizia per terminare dopo la mezzanotte più o meno, Daniele. Sì, sì, diciamo così che le 11 grosso modo si conclude con un piccolo spettacolo pirotecnico per chiudere la serata. Sì. Per chiudere la serata invitiamo tutti più o meno non venire troppo tardi, sennò si rischia di arrivare senza poter mangiare, perché diciamo che veniamo praticamente assaliti, quindi anche per la fila vicino alle casse. Vediamo anche un po' i numeri di questo evento, che sono dei numeri veramente importanti. Più o meno quante persone avete calcolato partecipano alle vostre edizioni? Diciamo che i coperti si aggirano intorno ai 3.000. Facciamo, quindi più o meno c'è chi ne prende due, quindi sono sicuramente sopra le 2.000 persone. Quindi è davvero un'affluenza notevole, comunque il borgo è piccolino, per cui mi raccomando, per gli interessati all'ascolto, non quest'anno ma l'anno prossimo, ricordatevi, l'ultimo sabato di settembre è da non perdere questo evento a Positano, la festa del pesce con tutti gli amici della festa del pesce. E io vi ringrazio per l'attenzione di questa nostra piccola parentesi, questo approfondimento sull'evento. Come sempre vi do appuntamento la prossima settimana, stessa ora, stessa emittente, perché il nostro viaggio nel mondo della